Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera ai nostri radioascoltatori e buonasera e ben arrivata anche a Barbara, che è l'ospite di questa serata e di questa puntata di Abbi cura di splendere. Ciao Barbara, ben arrivata. Ciao Anna Maria, ciao a tutti, grazie dell'invito, sono contenta di essere qui, un po' emozionata. Grazie a te per aver accettato e anch'io personalmente sono molto contenta di ospitarti in quella che noi definiamo la pillola di benessere della settimana. So che hai preparato per noi una canzone meravigliosa, di una delicatezza pazzesca, quindi sono molto contenta di entrare in punta di piedi nella tua canzone del benessere. Il tempo della sigla e poi torniamo insieme. Eccoci qua, Abbi cura di splendere, iniziamo. Questo vuole essere un must, un mantra che dobbiamo ricordarci di mettere in atto tutti i giorni, perché l'idea è quella che ognuno porti il suo pezzo di luce. A chi? Prima di tutto a se stessi. Perché se non siamo noi a brillare per noi, chi può brillare per noi? E questa è una domanda che richiederebbe una serie di altre puntate, ma che non fa parte di oggi. Prima di tutto, prima di entrare nel vivo di questa trasmissione, quindi di conoscere Barbara, permettimi soltanto di ricordare che tutte le nostre trasmissioni, quindi anche questa, possono essere seguite sul nostro sito che è www.assowebtv.com e che chi lo desidera può fare quello che in questo momento sta facendo Barbara, cioè partecipare come ospite, portarci la sua canzone del benessere e condividere con noi i suoi modi di stare bene, perché poi insomma l'idea è anche un po' questa, che ognuno sia da supporto all'altro per aiutarci a vicenda a stare meglio. Prima di capire cosa fa Barbara per stare bene con se stessa, vediamo un attimo di conoscerla. Allora, Barbara, chi sei? Da dove chiami? Da dove ci sono le classiche domande che vengono fatte. Mi rido. Sì. Allora, io sono Barbara, sono una giovane donna, non dico l'età, Giovanissima. lascio agli ascoltatori indovinarla. E chi sono? Io sono una figlia, sono una mamma, sono una moglie. E ecco, nella vita ho fatto tante cose, nel senso che per 24 anni mi sono occupata principalmente di disabilità. È stato un percorso molto bello che ho lasciato ultimamente, da ormai quasi un annetto. È stato un tempo molto ricco, però a un certo punto ho fatto una scelta diversa, che è stata quella appunto di essere un po' mamma e moglie a tempo pieno, per cui attualmente il mio tempo è dedicato prevalentemente alla cura della mia famiglia. Ecco, mentre prima dedicavo molto tempo alla cura degli altri, dei ragazzi che frequentavo nel centro, degli operatori con cui ho condiviso tanto, adesso mi sto dedicando maggiormente alla mia famiglia. E, se posso dire una cosa, sono molto contenta del titolo di questa trasmissione, ma perché quando l'ho sentito ha fatto risuonare in me tante cose. Nel senso che legata a questa frase ho un ricordo bellissimo, perché quando ho salutato i miei colleghi, colleghi di una vita tante avventure, tanti sogni, tanti progetti, tante difficoltà, ecco, l'augurio che loro mi hanno fatto, me ne hanno fatti tanti, tantissimi, che mi hanno riempito il cuore. Ma l'ultimo augurio che mi hanno fatto è stato proprio quello di nel loro biglietto dicevano abbi cura di splendere, e questa frase, ecco, mi emoziona, per cui non potevo non accettare il tuo invito di essere qui oggi proprio in questa trasmissione. Ecco, io spero che sia un augurio che rivolgo oggi a tutti i miei colleghi, ma anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando, perché veramente noi possiamo emanare tanta luce e questa luce può fare tanto bene agli altri e tanto bene a noi stessi. Per cui veramente a tutti i telespettatori e a te, Anna Maria, dico abbiate cura di splendere.
Mamma Barbara, guarda, cioè dopo questa intro io mi muto, sto zitta perché ubi maior minor cessat. Tra l'altro, lo dico, adesso qua facciamo un po' dei fatti nostri. Esatto, io sono molto contenta di aver qua Barbara, che tra le altre cose corteggio da un po'. Prima ci devo pensare, poi aspetta che non trovo la canzone. Poi insomma, mi ha dato un po' del lungo, alla fine si è presa giustamente i suoi tempi ed è qua con noi, ma sono contenta perché io e Barbara abbiamo lavorato insieme per diverso tempo ed è stata la prima persona a darmi fiducia quando in giovane età mi affacciavo come teatroterapeuta bussando alle porte delle varie realtà e insomma lei ha deciso di credere in me, poi sono passati 15 anni in tutto questo Ecco, ho visto tanta credere. luce. Il reciproco, abbiamo fatto 1000 più spettacoli e forse però Vi cura di splendere non era una canzone che avevamo inserito nei nostri spettacoli. Perché dovevamo parlarne ora? E tra l'altro, correggimi se sbaglio, neanche la tua canzone del benessere abbiamo mai inserito nei nostri spettacoli. È una canzone tenerissima, io credo che a qualcuno qualche lacrima possa scendere perché è una canzone che tocca il cuore, ma in questa pillola possiamo anche darci il permesso di piangere. Se tu sei d'accordo, io parto col primo indizio. Va bene, andiamo. Vai, eccolo qua. Il primo indizio: sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa. Quando l'ho letta, la prima tematica è chiedo scusa, cioè la fatica e l'importanza del chiedere scusa, ma anche del fare il proprio piccolo. Qual è il motivo per cui tu hai scelto questa frase? Allora, io ho scelto questa frase perché è un po' un dialogo, è un dialogo tra una mamma e un bimbo e esprime, secondo me, tanta, tanta tenerezza, perché saper chiedere scusa non è facile, non è da tutti, secondo me, implica innanzitutto tanta consapevolezza, tanta riflessione. E implica anche tanta responsabilità, perché solo nel vedere la responsabilità poi si è in grado anche di chiedere scusa, ma di non fermarsi, di fare un passo, di fare anche poco, ma nel proprio piccolo cercare di fare e di dare il meglio di sé. Ecco, io in questa frase vedo proprio questa tenerezza, questa voglia di stare accanto, di rendersi conto che il mondo è quello che è, il mondo non lo decidiamo noi, tante cose nella vita le incontriamo, le sperimentiamo, tante volte vorremmo magari scappare, tante volte le cose ci spaventano, ma se le affrontiamo, se prendiamo consapevolezza e ci rendiamo conto che anche noi abbiamo le nostre responsabilità, anche nelle cose piccole si può dare il proprio meglio e dando il proprio meglio sicuramente si impara a stare insieme, si impara a stare bene. Bisogna tentare, ecco, non bisogna fermarsi. Esatto, Tentare è questa. un bel verbo, secondo me, nel senso che implica che io ci provo, non so come andrà, non so il risultato, però se ho un mio obiettivo, io ci provo. Poi magari non lo raggiungerò il risultato che ho in mente, però io ci metto del mio, ci metto la mia buona volontà, ci metto la voglia, ci metto la grinta. E secondo me, quando uno ci mette questi ingredienti, poi qualcosa succede, ecco, qualche ingranaggio si muove, il mondo, qualche cosa magari cambia, magari cambia anche solo nel sorriso di una persona che abbiamo accanto, in un abbraccio che ci viene dato, ecco, però bisogna, secondo me, partire da noi e metterci del proprio. Poi i risultati, se devono venire, vengono, ma intanto noi ci abbiamo messo il nostro, abbiamo vissuto, abbiamo voluto giocare, abbiamo voluto metterci la nostra parte. E questo, secondo me, è importante, ecco. Ed è ancora più importante, e mi viene da dire, di un valore aggiunto. Non vorrei essere fraintesa, però in questa canzone
è una mamma che chiede scusa al proprio figlio, alla propria figlia. E è sempre difficile, almeno questo è un po' il mio pensiero, per un adulto chiedere scusa a un bambino, per un capo chiedere scusa al proprio dipendente. Insomma, quando si occupano dei ruoli di responsabilità, sembra quasi che l'ammettere fragilità, mancanze, sia proprio faticoso, sia proprio difficile. È Ma vero. diciamo sempre che è l'adulto a dare l'esempio, è chi sta più in alto che se deve insegnare deve dare l'esempio. E questo chiedere scusa da parte della mamma al bambino lo trovo molto commovente. È un po' il chiedere scusa in questo caso, secondo me, è un po' una crescita anche da parte della mamma, nel senso che comunque nessuno nasce mamma o papà o genitore, cioè come cresce il bimbo, cresce anche la mamma, come impara il bambino, impara secondo me anche la mamma. Cioè, io che ho avuto due figli l'ho un po' sperimentato, magari all'inizio non sai cosa fare, eccetera, alcune cose però dopo vengono naturali e soprattutto si impara a guardare le cose anche con occhi diversi, e si impara tanto il rispetto per l'altra persona ed è questa la cosa importante che fa maturare e crescere anche il genitore, secondo me. Sì, mi viene da dire, ecco, dimmi cosa ne pensi. Mi viene da dire che sì, forse si impara un po' di più di volta in volta ad essere padri, ad essere madri, ma mi sento anche di dire che forse si impara di volta in volta ad essere esseri umani, cioè come il rapporto con i bambini ci riporta la nostra umanità, più autentica, più profonda, più vera. Che immancabilmente, perché insomma siamo un po' fatti così, le esperienze della vita hanno un po' segnato, ma la relazione con il bambino ci riporta alla parte più autentica di noi. Sì, ci aiuta tante volte il bambino a vedere le cose con degli occhi nuovi, degli occhi un po' diversi, a riscoprire delle bellezze che magari col tempo, magari anche con le consuetudini, gli obblighi della vita abbiamo un po', non vediamo più, ecco, e quindi ci aiuta a dare uno sguardo nuovo su tante cose, soprattutto sul mondo intorno a noi, ecco, anche sul nostro piccolo mondo, perché alla fine non abbiamo la pretesa di poter cambiare chissà che cosa, però la nostra quotidianità, le nostre amicizie, le nostre relazioni, il nostro piccolo mondo, ecco, su quello sì che possiamo agire e soprattutto possiamo viverlo, ecco, viverlo pienamente con tutti noi stessi, come bambino mette la sua gioia, la sua grinta in qualsiasi piccola cosa che fa. Certo, quindi questo primo indizio ci dice come chiedendo attraverso l'esperienza dell'umiltà nel chiedere scusa, nel riconoscimento di quelle che sono le proprie mancanze, ci si può aprire alla meraviglia, perché poi attraverso gli occhi dei bambini scopriamo delle cose nuove, ma ci si può anche aprire al nostro mondo e quindi lo si può migliorare. Bene. Allora, io adesso lascerei un attimo sedimentare questo indizio, perché è una frase e una parola, ma tanti concetti importanti. Lascerei voce alla nostra pubblicità e ci vediamo tra circa 3 minuti, insomma, minuto più, minuto meno, per andare avanti con quelli che sono i consigli di Barbara, con quelle che è la sua canzone del benessere, affinché ciascuno di noi possa imparare un po', diciamo così, dall'altro, dall'altra persona, come stare. Quindi ci mettiamo 3 minuti di pubblicità e dopodiché ci rivediamo qua.
Eccoci qua, siamo ritornati nel nostro appuntamento settimanale con il benessere e do il bentornato a Barbara che è la nostra ospite che ci ha messo a disposizione la sua canzone del benessere che ci ha dato già come primo indizio, così lo rimettiamo in onda, degli indizi importanti, delle riflessioni importanti. Siamo partiti dall'importanza del chiedere scusa per arrivare a dire che una cosa così può aiutare a cambiare il mondo e poco importa se quel mondo è il mio personale o il mondo intero. L'importante è attivare un processo di cambiamento. E quindi direi che possiamo passare direttamente al secondo indizio. E a questo punto il secondo indizio dice: sarà difficile, mentre piano ti allontanerai, a cercare da sola quello che sarai. Sì, qui l'abbiamo detto prima, per cui la mamma che parla al proprio figlio, alla propria figlia, qui parla di una figlia, e credo sia difficile rimanere fermi e lasciare andare. Che ne pensi, Barbara? Eh sì, è difficile soprattutto lasciare andare. Però è anche vero che abbiamo sperimentato anche su di noi, perché anche noi siamo figli. Abbiamo sperimentato la voglia di andare da soli, anche quando magari qualcun altro ci diceva fermati, aspetta, ecco. Ma l'abbiamo sperimentato su di noi, che la vita comunque è un percorso, una strada, e questa strada è fatta di tante esperienze e di tanti incontri. E abbiamo sperimentato che a volte bisogna staccarsi, bisogna anche trovare una propria dimensione, e questa dimensione a volte si trova appunto da soli, volendo fare anche contro quello che magari altri ci dicono o ci mettono in guardia. Però ecco, io penso che il ruolo del genitore sia proprio quello di dare le coordinate, di dare una bussola per poi però lasciare andare, lasciare navigare nel mare della vita. Penso che a volte siamo come genitori un po' faro che indica la strada, un po' dobbiamo essere un porto sicuro comunque a cui tornare, quindi saper accogliere, però dobbiamo anche lasciare andare, guardare da lontano, guardare da dietro chi si allontana, e pur sapendo, come diceva nella frase prima, che il mondo è quel che è, però sappiamo che le conquiste più belle, abbiamo sperimentato magari anche su noi stesse, sono quelle che abbiamo fatto un po' da sole, sono quelle che abbiamo fatto con tanta fatica, sono quelle che magari qualcuno avrebbe voluto prenderci in braccio e farcele superare, e invece abbiamo camminato noi con le nostre gambe, magari un po' fragili, magari cadendo, magari sbucciandoci qualche ginocchio, però poi ce l'abbiamo fatta. Ecco, la soddisfazione di raggiungere anche questi qualche obiettivo da soli è secondo me importante, soprattutto è un po' anche il bello della vita, è proprio quello di sperimentare, di viverla, di trovare occasioni, di trovare traguardi, di provare, ecco, di mettersi in gioco e provare a fare, a esserci, sapendo che a volte comunque c'è un faro che ci sta guidando, c'è un porto a cui si può comunque tornare, ecco. Ecco, qua mi sento di dire che si apre un capitolo sui genitori italiani, in particolare sulle mamme italiane. È vero. Che terrebbero i figli a casa per un sacco di tempo, e anche tanti figli italiani sarebbero volentieri a casa per un sacco di tempo, perché in effetti questo discorso fatto magari in altre realtà, in altri contesti, in altri stati, stride un po', perché magari c'è più facilità da parte delle famiglie, dei genitori, insomma, lasciare andare, fa più parte del loro modus vivendi. Secondo te, Barbara, qual è la fatica grossa di un genitore o la paura grossa di un genitore nel lasciare andare? Secondo me la fatica grossa è quello del timore che il mondo, per com'è, faccia soffrire
e quindi lasciare nostra bambina, anche se poi magari ormai è cresciuta, lasciare vederla comunque fragile in mezzo a tante situazioni che possono essere pericolose. Però tutto è anche questione di sguardi, nel senso che tante cose possono essere pericolose o meno anche da come le si guarda e le si affronta. Dobbiamo attrezzare un po' i nostri ragazzi ad avere comunque uno sguardo fiducioso, e avere la fiducia negli altri e nel mondo permette forse anche di affrontare magari qualche piccola sfida con più energia. E quindi i pericoli ci saranno comunque, ma dipende anche con come li guardiamo e come ci attrezziamo ad affrontarli. Certo, lo Sì, sguardo di una mamma su un figlio è sempre ricco di premura. Ecco, io ancora oggi, quando i miei figli ormai sono adolescenti, però li guardi. Diciamo, come sono diventati grandi, però poi quando devono affrontare qualcosa di grande per loro, una loro piccola sfida, eccetera, hai sempre paura che qualcosa li possa far soffrire. Però solo affrontando le sfide della vita che si cresce veramente e si impara a vivere e anche a gioire. Anche a soffrire, ma sapere che comunque si è accolti, comunque si è in grado di vivere pienamente questa vita. quando tu parlavi di sguardi prima, pensavo che la paura ci porta a fissare lo sguardo sulla situazione che può essere pericolosa, ma così facendo distogliamo lo sguardo sulle capacità, sulle risorse che le persone, che i figli in questo caso hanno per affrontare quella situazione. Questo non vuol dire che siamo pronti a tutto, per carità, però forse siamo anche più accessoriati di quello che pensiamo. Sì, ognuno ha le sue capacità, ha le sue possibilità, ha i suoi modi per affrontare la vita. Troppa paura o uno sguardo troppo spaventato del mondo poi non dà la possibilità. A volte bisogna dare la possibilità per fare in modo che le situazioni che ci si presentano diventino veramente delle occasioni, delle opportunità anche per scoprire qualcosa di sé. A volte si scopre Certo. qualcosa di forte, qualcosa di bello, a volte ci si scopre con una fragilità in più, ma tutto fa parte del gioco della vita, insomma, e quindi è molto importante avere uno sguardo di fiducia. Quindi, nonostante questo mondo, che è quel che è importante lasciare andare. Quindi hai toccato un altro tema che è molto importante, cioè quello di dare il permesso e darsi il permesso di sperimentarsi. Temiamo, o forse pensiamo, o mi viene da dire speriamo, che tenendo vicino le persone che amiamo, le teniamo al riparo, in realtà l'unico modo per aiutarle è proprio lasciare che vadano laddove sentono di voler andare. Certo. Anche questo. Bene, quindi direi che con questo andare noi possiamo andare al terzo e ultimo indizio prima di scoprire questa canzone, che immagino qualcuno possa, come dire, aver già un po' ipotizzato. Guarda, bravissimi ascoltatori e conoscitori della musica italiana. Mentre tu ti giri e continui a ridere, a modo tuo, andrai a modo tuo, camminerai, cadrai e ti rialzerai. Quasi da cantare. Sì. Secondo me inizia con un'immagine comunque molto bella. Se noi immaginiamo una bimba, un bimbo che gioca, che ride, che fa il giro tondo, che cade, che si rialza, è comunque un'immagine ricca di vita. E poi contiene in sé comunque un augurio fortissimo, perché comunque dice che ogni giorno, ogni singolo giorno va affrontato, ognuno con le sue possibilità. Per cui ogni giorno potremo cadere,
ma saremo in grado anche di rialzarci. Potremo continuare a sognare, continuare a sperimentare, anche se incontreremo delle difficoltà nella nostra vita. Nella vita di ciascuno penso che ci siano stati degli ostacoli e ce ne saranno. Ci sono ostacoli che ci fanno cadere, ma l'importante è trovare ciascuno a proprio modo la forza per rialzarsi, per imparare anche dalle piccole difficoltà e per affrontare appunto la vita, per affrontare questa avventura con tanta forza, perché quando si è a terra non sempre è facile rialzarsi, però lo si può fare. Ecco, io l'ho sperimentato tante volte nella vita, anche grazie appunto al lavoro che ho fatto con i ragazzi con disabilità e con le famiglie. Ecco, a volte ci si trova veramente a terra, ma si scoprono delle risorse che mai si avrebbe immaginato, e queste risorse ci permettono, una volta che ne prendiamo consapevolezza, di rialzarsi, e quando ci si rialza si è più forti di prima, si è più forti e con più voglia di affrontare la vita. Certo, non è facile, però bisogna continuare col sorriso, continuare a ridere, continuare ad affrontare, a guardare, dicevamo prima dello sguardo, continuare a guardare le cose belle che siamo capaci di fare. Ognuno è capace di fare poche cose, qualcuno pochissime, qualcuno tantissime, ma ognuno deve guardare le proprie cose e, forte di quello che uno sa fare, sorridere alla vita e continuare. Perché comunque è bello, cioè comunque. Se pensiamo alla nostra vita, avremo fatto, immagino, tanti sorrisi, avremo avuto tanti momenti di gioia, tanti momenti di tristezza, ma la vita è bella perché è così. La vita Perché è è bella, bella perché perché è per così. definizione è bella. Ecco, mi piace concludere con questa immagine iniziale, no? Tu giri e continui a ridere. Questi girotondi, le risate, spesso pensiamo che siano solo patrimonio dei bambini. In realtà è compito di ciascuno di noi portarli dentro, anche in età adulta, anche in età anziana, cioè per tutto il tempo della vita, perché abbiamo una nostra parte, che è definita proprio la parte bambina, che in realtà sta con noi vita natural durante, e che a un certo punto, forti dell'essere grandi, adulti e persone serie, la mettiamo lì nell'angolino. E lei, che ha voglia di ridere, girare, fare scherzi, soffre di questo. Ed è per questo che a volte come adulti ci manca un po' questa dimensione, ma c'è, e abbiamo solo bisogno di farla continuare a ridere e a girare. E direi che a Grazie. questo punto possiamo svelare questa canzone. Barbara, io lascio a te l'onore di svelare la canzone e di raccontarci, magari, se ti va, perché hai scelto proprio questa. Allora, la canzone l'avrete magari indovinata, si intitola A modo tuo ed è stata scritta da Ligabue e cantata nel 2014 da Elisa. L'ho scelta perché più che una canzone è una poesia, è un testo che quando l'ascolto mi emoziona, mi colpisce nel profondo perché racconta la bellezza e l'unicità della vita, racconta il rapporto di una madre con la propria figlia, racconta con tanta delicatezza la vita. E la vita in fondo racchiude in sé tante cose. Bisogna imparare a viverla, ciascuno però a modo suo. È certo, bellissima questa cosa, che ognuno di noi possa permettersi di vivere la vita a modo proprio. E allora abbiamo iniziato con un augurio, Barbara, da parte tua, che è quello che ognuno di noi abbia cura di splendere. Sempre da parte tua concludiamo con l'augurio che ognuno di noi possa vivere a modo proprio. Io ti ringrazio di cuore per essere stata qua con noi. Sai che l'invito è sempre aperto, quindi prenditi il tempo per tornare se e quando vorrai. Saluto chi ci ha seguito.
in radio e in TV. Do l'appuntamento a settimana prossima, sempre alla stessa ora e sempre sui canali di Radio Asso Web TV. Bene, grazie a tutti, grazie Barbara, ci salutiamo sulle note di A Modo Tuo di Elisa. Buona settimana, grazie, Maria. Ciao a tutti. Ciao.